sicuramente ha aiutato tantissimo l'aver vissuto i primi anni della mia vita all'estero, in Germania. Io sono nato in Germania, in Bassa Sassonia, e ho passato la prima parte della mia vita, la mia infanzia, nel gioco, completamente immerso nelle grandi foreste di conifere. E poi con l'adolescenza, grazie alle letture, le fiabe, le storie, la mitologia e perché no anche il gioco di ruolo, mi ha avvicinato a determinati aspetti di una sorta di spiritualità legata alla natura. E poi devo dire che sono stato molto fortunato perché anche la mia famiglia, ho avuto una nonna che mi ha introdotto a una sorta di stregoneria popolare. Mia nonna era originaria della provincia di Benevento e si sa che la tradizione stregonesca è abbastanza viva in quelle zone. Ma col tempo è stata una cosa molto graduale, pur essendo affascinato tantissimo anche dalla moderna stregoneria, ma la visione del druidismo, la simbologia, l'aspetto, il personaggio stesso mi ha rapito completamente. Beh, un druido moderno non ha sicuramente i ruoli che aveva il druido nel passato. I tempi sono cambiati, giustamente voglio sottolineare che tutte le religioni mutano con la storia. Quello che posso dire io, a mio parere, il druido moderno deve ricercare nuovamente il collegamento tra... meglio, rafforzare il rapporto tra uomo e natura. Il druida moderno riscopre il suo territorio, vuole riscoprire le sue radici. Il druida moderno è costantemente alla ricerca del suo Graal. Poi negli aspetti più pratici il druida moderno è un animalista, un ecologista, è un artista, soprattutto anche un artista, vista la visione bardica della tripartizione del cerchio druidico, ma si interessa anche alla saggezza, alla conoscenza, alla ricerca della conoscenza. L'illuminazione non sta nell'ignorare, l'illuminazione sta proprio nel cercare costantemente una pietra che dia luce, una pietra che dia informazione. La vita è un percorso, è un cammino, ma a volte è troppo breve e per questo bisogna cercare di colmare in più parti la propria esistenza. Non è possibile per un druida moderno trascorrere giorni al nulla. Entrare in un gruppo druidico, in un cerchio, in un boschetto, può essere sia un percorso molto difficile, ma anche piuttosto semplice. Oggi viviamo nell'era della grande informazione, quindi abbiamo mezzi di comunicazione potentissimi come la rete, internet, i social network, che comunque fanno informazione ma non debbono fare formazione. Grazie a questo c'è la possibilità di dare uno sguardo a diverse organizzazioni druidiche, sia territoriali ma anche mondiali. Io parlo per il cerchio druidico italiano, ci sono diversi passi, cosiddetti step da seguire. C'è un percorso di introduzione al cerchio che dura più o meno un anno, un giorno, in cui sia
il dedicando, la persona che vuole dedicarsi a questo percorso, valuta se effettivamente il druidismo possa essere un percorso valido per la persona che ha intrapreso quest'idea. Ma allo stesso tempo viene valutato dal cerchio dei cosiddetti anziani, dei druidi che hanno iniziato prima il suo stesso percorso. Dopodiché all'interno di questi tempi ci sono dei seminari di formazione, degli stessi corsi che per alcuni gruppi possono essere anche sviluppati a distanza, e circa nel giro di 3 anni poi si raggiunge una formazione abbastanza completa. Ci sono tantissimi altri gruppi che hanno anche metodi diversi, quindi bisogna sempre valutare bene, naturalmente in base al proprio territorio, in base alla distanza, in base alle proprie necessità. Sicuramente io consiglierei subito la lettura di qualche testo. Purtroppo in Italia non ce ne sono moltissimi, pur avendone scritto uno, non c'è tantissimo materiale. Il libro rimane, non è una Bibbia, il libro è solamente l'idea dell'autore, quindi leggere tanti libri è interessante, perché la persona che inizia questo percorso può farsi appunto un'immagine di tutte le idee che ci sono dei vari personaggi che hanno iniziato questo percorso spirituale e religioso, e quindi può farsi una sorta, come la chiamo io, una sorta di base per iniziare. Ma quello che consiglio vivamente è la pratica, cioè leggere almeno il cosiddetto druida che sta iniziando. Una volta che ha letto almeno 3 testi, se vogliamo rimanere nell'elemento magico del druidismo, no? Il numero 3. E leggere qualche testo, una volta che si è formata un'idea base, si può avvicinare a un gruppo di persone, a un cosiddetto cerchio, nemeton o boschetto, come lo vogliamo chiamare, e praticare, iniziare a praticare, anche perché io personalmente non credo nel druidismo solitario, né storicamente non è mai esistito il druida solitario, è solamente l'immaginazione romantica di un druida, una sorta di eremita dei boschi. Quindi il druida lavora soprattutto in gruppo, e quindi farsi una base per entrare nel gruppo leggendo ed entrare attivamente in un gruppo e praticare. Assolutamente non consiglio di prendere la formazione esclusivamente dalla rete, perché non sempre ci sono delle informazioni corrette. Come in tutte le società, come in tutti quegli aspetti dove si aggregano delle persone, ci possono essere pericoli, da quelli più gravi come il plagio di alcune persone, il controllo non della conoscenza, della saggezza, ma il controllo magari del denaro, qualche personaggio che utilizza il termine o questa grande apostrofo del druidismo spirituale per vendere dei prodotti, che è lecito, per carità, è giusto anche, ma non deve essere l'azione primaria. Ecco, i problemi possono essere anche che, convogliando molte persone all'interno di un cerchio, si convogliano molte menti, molte teste, e spesso le persone non sono propriamente equilibrate e pronte a un lavoro di gruppo. I pericoli sono i soliti pericoli che ogni società organizzata può incontrare. Siamo ancora un organico troppo giovane per dire
di essere migliori degli altri. Si cerca, ma per adesso è una strada ancora in salita. Ho scritto La Via delle Querce perché sentivo proprio il bisogno di documentare la mia esperienza. Vivendo e operando in Italia, avevo questo sentore, la necessità di poter dare una sorta di, chiamarla guida un po' troppo, un termine un po' troppo grande per me, ma volevo dare le basi. Ho visto molte persone che praticavano o praticano il druidismo in modo molto personale, ma senza appunto un lignaggio. È molto importante, non, per carità, l'inventiva personale fa parte dello spirito bardico, ma è importantissimo seguire i passi di coloro che sono già un paio di secoli che hanno lastricato le basi per un druidismo molto serio, che comunque porta a un lavoro determinato lungo questo percorso. E quindi ho seguito un percorso, ho avuto un'iniziazione un'iniziazione diretta da dei maestri, quindi ho voluto parlare un po' della mia esperienza. Anche perché, come ho detto precedentemente, i libri sono abbastanza fondamentali per creare una base per iniziare questo percorso. Quindi è stata veramente una gestazione lunghissima, sono anni che parlo di completare questo libro e alla fine sono riuscito a portarlo a termine. Spero di aver contribuito ad aver inserito un piccolo sasso in questo grande cromlech del druidismo moderno.